Questo è l'Istituto Comprensivo Torraca Bonaventura di Potenza e siamo nel plesso Domiziano Viola. Che non abbiamo mai vissuto. Questa è stata la prima volta e c'è stato grande entusiasmo da parte dei bambini soprattutto, ma anche da parte di noi docenti. E come dire, ci siamo dovuti misurare relazionandoci con gli altri ma anche con noi stessi. È stata una bellissima esperienza, soprattutto per i bambini che diciamo, hanno vissuto la meraviglia, hanno vissuto lo stupore, hanno vissuto la curiosità e attraverso diciamo, queste emozioni come dire, si sono scoperti, si sono inclusi, si sono relazionati tra di loro e allo stesso tempo misurati. L'occhio buono della telecamera ha fatto uscire fuori tante emozioni che hanno dovuto gestire, perché chiaramente non è semplice parlare di fronte ad una telecamera. Già, si gira. L'esercizio che abbiamo fatto in classe è stato facile. Beh, allora, secondo me non è stato proprio facilissimo perché c'era tanta memoria, quindi bisognava attivare tantissimo la memoria. Quindi, beh, insomma. Aveva un significato. Sì, allora, noi stiamo affrontando il tema della solidarietà e quindi il significato proprio di questi film che abbiamo visto in classe era la solidarietà. Ti è mai capitato di fare un gesto solidale? Vuoi raccontarcelo? Allora, sì, mi è capitato molte volte. Quello che ho fatto l'ultima volta è che io dovevo buttare la carta, non la trovavo e ho chiesto alla bidella dov'era perché io non la trovavo e quindi ho chiesto. La bidella ha detto: "Non lo so, Francesco, chi è? Vediamo, vedi nell'altra classe, l'ho trovata e ho buttato." Che cosa fanno per te gli amici? Mi aiutano nelle difficoltà, sono sinceri, felici con te, che ti fanno stare bene. Sì, una volta c'era un compagno di classe che non sapeva, c'era una domanda, era in difficoltà e io l'ho aiutato e poi è andato bene. A me è capitato di aiutare molto i miei compagni, anche quando erano in difficoltà io ero subito pronta ad aiutarli, però mi è rimasto molto impresso che mia cugina mi ha raccontato che in classe avevano un bambino disabile e erano pronte ad aiutarlo e lo hanno accolto, hanno giocato quando mi ero fatta male al piede. Le mie amiche. Stai parlando di quando ti sei fatta male in palestra? Le mie amiche mi hanno aiutato, però il giorno dopo sono dovuta andare al pronto soccorso. Poi quando sono venuta a scuola di nuovo, mi hanno detto tutti che come stavo, io dicevo sempre che stavo bene, non avevo niente. La mia mamma. Lei si sentiva male quando è andata all'ospedale e io l'ho aiutata facendogli delle videochiamate e lei si è sentita bene. Ho visto, ma tu avevi paura? E di che cosa? Che poteva morire. Sei spaventata? Però poi mamma ti ha rassicurata, vero? Beh, ora sta con te, vero? E non devi avere più paura, poi le mamme sono forti. Ah, sono coraggiosa. Che cosa
cos'è per te l'amicizia, Michela? Delle persone che ti vogliono bene. Che intendi per questo? Persone leali che ti capiscono, sono sincere con te, che sanno che c'è che ti stanno vicine, che ti aiutano. Tu ce l'hai delle persone leali vicino a te? Sì. E come si chiamano? Giorgia. Giorgia. Elisabetta. Che condividi con Giorgia ed Elisabetta? Tutto. Tu ce l'hai un'amica? Sì. Sono Bianca, Elisabetta, Michela. Quando condivido tutto, senza bugie e... Che cos'è per te il cinema? Il cinema è bello perché... vedendo film, sì, è come se entri in una nuova storia. Vedendo i film ti apre la mente praticamente. Diciamo che al cinema c'è proprio un'altra atmosfera, c'è uno schermo enorme, ci sono tante persone. Il film lo puoi vedere con chi vuoi, quando vuoi. Invece al computer sei solo, l'atmosfera è diversa. Per te cos'è il cinema? Allora, è un posto molto spazioso dove si vedono i film insieme a tante persone. Secondo te che cos'è il cinema? Secondo me il cinema è un posto in cui si vanno a vedere i film con gli amici, la famiglia, con le altre persone. Hai visto qualche film che ti è piaciuto di più? Sì, molti. Non vi voglio spoilerare. Il cinema è dove si possono ammirare film che con fatica fanno i registi, gli attori e altri. Per me il cinema è come guardare qualcosa di nuovo. Per me il cinema anche mi rilassa. E preferisci vedere film al computer, in TV oppure al cinema? In alcuni casi in TV, però è più bello al cinema. A te ti piace più vedere il film da casa o al cinema? Al cinema, perché è più grande, fanno amicizie, è più interessante, mi piace di più. E invece stare a casa, guardare il film a casa è più noioso, perché non c'è nessuno che sta insieme a te, come per esempio io sono da sola a casa perché i miei genitori lavorano. Quindi vedere un film al cinema perché vuoi stare in compagnia con le altre persone, invece a casa stai solo e discorsi. Sì, perché così impariamo tante cose nuove sul cinema e sui film, come si fanno. A me piace tutti e due, però forse un po' di più a casa, perché al cinema, quando inizia il film, ci sono molte pubblicità e mi scoccio a guardarle, e invece a casa puoi già direttamente vedere il film, quindi mi piace poco di più a casa. Mi piace più andare al cinema perché si sta in compagnia, si sta con gli amici, si fa più amicizia. Invece a casa si sta...
sole e non si sta insieme con le persone, cioè non è divertente stare da soli a casa. A me è piaciuto molto quando all'inizio abbiamo parlato di quello che cosa faceva un regista ed era molto fondamentale saperlo. Il cerchio, perché parlava di un documentario dei bambini e mi è piaciuto molto perché raccontava la vita dei bambini dalla prima alla prima elementare. Mi è piaciuto quando abbiamo fatto l'incontro con Sofì. Poi mi è piaciuto quando abbiamo fatto in palestra quel gruppo che dovevamo scrivere. Quando ci avete fatto scrivere cos'è la solidarietà. E il film mi è piaciuto il cerchio perché raccontavano la loro storia e come la vivevano. Cioè, a me mi hanno colpito tutti e due i film perché il cerchio parla di dei bambini che raccontano dalla prima elementare fino alla quinta e poi nel film La marcia dei pinguini vedevo i papà quando d'inverno con tanto freddo tenevano le uova al caldo. Impariamo a esprimerci davanti alla telecamera. Mi è piaciuto di più La marcia dei pinguini perché era molto simpatica, perché poi impariamo anche cose nuove, quindi facciamo nuove esperienze. Secondo me sarebbe pure bello imparare anche altre cose, invece che si impara anche a scuola facendo tante cose, però cambiare un giorno, per esempio come questo, invece di studiare qualcos'altro, studi qualcosa che non hai mai conosciuto e che conoscerai. Secondo me questo è utile per un bambino che da grande vuole fare l'attore o l'attrice. Fare le riprese, scoprire cose nuove su telecamere, sul cinema. E perché a me piace parlare alle persone. Mi è piaciuto molto che siamo andati al cinema per vedere questi documentari che parlavano della realtà. Per me il cinema è un posto dove si guardano i film, i documentari e una parte dove puoi stare in compagnia e puoi anche fare amicizia con delle altre persone. Vorrei fare la regista da grande.